Ma quale segreto si nasconde dietro il nome Monkey D. Luffy? Il protagonista della nuova serie Netflix One Piece, famosa per l'anime e il manga, in realtà nasconde grandissime teorie a riguardo dietro il suo nome. Difatti c'è questa D che tutti ipotizzano voglia dire qualcosa, ma ancora non si sa cosa. E in questo video andrò un po' ad analizzare un po' tutte le teorie che girano nel web, da quelle più assurde a quelle un pochino più reali. Quindi vi consiglio di continuare la visione di questo video perché ne sentirete delle belle. Ciao, sono Captain Nerd e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, ragazzi, premetto una cosa: in questo video farò un po' di spoiler per quelli che sono alcuni eventi accaduti abbastanza recentemente, sia nel manga che nell'anime, perché c'è una storia molto profonda dietro e magari per chi ha seguito solo la serie potrebbe avere degli spoiler per il futuro. Questa D, diciamo che ha avuto molte teorie. A riguardo, alcune sono veramente assurde, legate un po' anche alla grammatica del nome in cui è riportata. Monkey D. Luffy. All'inizio pensavano che la D volesse dire danger, ovvero una persona molto pericolosa, o comunque con un potere molto pericoloso, oppure anche che tu Luffy volesse dire orzare, ovvero andare contro vento, andare contro tutto ciò che sono le altre persone facendo delle scelte proprie considerate uniche nel suo modo di essere oppure dettate da un potere unico nel suo modo di essere. Però questa D non ce l'ha solo il nostro Monkey D. Luffy, la ritroviamo anche in altre persone. Portuguese D. Ace, che è suo fratello, che verrà introdotto sicuramente nella seconda stagione. Monkey D. Garp, che è suo nonno, questo l'abbiamo già scoperto nella prima stagione. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di persone, come suo padre, che è Dragon. Oppure anche Trafalgar di Waterloo, che è un altro personaggio fondamentale nell'anime e nel manga, che comunque prima che apparirà ancora saranno da fare molte stagioni. Insomma, ce ne sono moltissime persone legate a questa D, e quindi sembrerebbe assurdo dettare una cosa unica sapendo che in realtà ci sono tante D al giro, quindi una cosa unica su tante persone non è più unica. Detto questo, la storia di One Piece ci porta a una vicenda accaduta secoli prima. Viene chiamato il secolo buio, che sono 100 anni di vuoto in cui nessuno sa cosa è successo nella storia di antecedente a One Piece, ovvero prima ancora che morisse Gold D. Roger, re dei pirati, da cui poi è partita tutta la storia dell'anime, del manga e anche della serie Netflix. Questi anni di buio vengono riportati in maniera segreta in vari punti del mondo attraverso delle scritture chiamate Poign Griff, che nel cartone e nel manga ritroviamo in varie saghe dove i nostri amici protagonisti salvano persone e sconfiggono il cattivo della saga che rompe le palle a tutti. Quindi la teoria che più ha credito in questa storia è che coloro che possiedono la D nel nome siano in realtà un gruppo di persone discendenti da un altro gruppo di persone che si erano riuniti in questi 100 anni di buio contro i draghi celesti. I draghi celesti in realtà sono dei nobili mondiali discendenti di 19 delle 20 famiglie reali che 800 anni prima, all'inizio di questa storia, fino al secolo buio, sconfissero l'antico regno e diedero vita al governo mondiale. Però, siccome non voglio crearvi molti dubbi, facciamo anche chiarezza su cosa sia e come funziona il governo mondiale di One Piece. Ebbene, questo comprende 170 regni del mondo di One Piece che rimangono autonomi e gestiscono come vogliono i loro affari interni, cooperano tra di loro nelle più importanti questioni internazionali. E il compito del governo è proprio quello di mantenere la pace e l'ordine, punendo criminali e proteggendo i liberi cittadini. Per fare ciò hanno istituito due reparti operativi, la Marina e i Cypherpol. In realtà c'è da dire che per arrivare ai loro obiettivi compiono azioni anche poco ortodosse, legate anche a violenza, criminalità e corruzione. I vertici di questo governo vivono in un pozzo che si chiama Mari Gioa e sarebbero i cinque astri di saggezza. In pratica sono veramente le cinque persone che gestiscono tutto il governo mondiale. Queste persone hanno paura che venga scoperta la verità legata ai Poign Griff, quindi a questa D, a questo fatto di queste persone con la D che a quei tempi gli davano la caccia per un qualche motivo in particolare, che ancora dobbiamo scoprire, ma che comunque anche lì ci sono varie teorie al riguardo. Ovviamente per ricorrere alla gestione di questo potere illimitato, ricorrono anche a delle persone che continuano a portare avanti il loro obiettivo attraverso criminalità e corruzione, che sono la Flotta dei Sette e i Cinque Imperatori.
Alcuni personaggi di questi sicuramente li avrete sentiti, adesso vi dirò chi sono. Allora, nella flotta dei sette possiamo trovare Mihawk, lo spadaccino contro cui ha combattuto Zoro, Crocodile, che avrete sentito e probabilmente farà parte anche della seconda stagione del live action, Marshall D. Teach, che comunque non è ancora apparso, ma arriverà più avanti. Doflamingo, che arriverà più avanti, grandissimo villain della saga Dressrosa, grandissima saga. Poi Orso Bartolomeo, che troveremo anche nell'isola dell'arcipelago Sabaudi, sempre più avanti. Gecko Moria, Boa Hancock, grande amore del nostro Monkey D. Luffy. E Jinbei, che tra l'altro diventerà anche suo caro amico, ma si ritirerà sicuramente. Sono poi anche questi quattro imperatori che cambieranno nel corso del tempo, che sono Big Mama, Shanks, Kaido e Edward Newgate, che comunque cambieranno perché nel corso della storia qualcuno verrà sconfitto e altri prenderanno il suo posto. Quindi, dopo questo preambolo su tutto il governo di One Piece, che sembra apparentemente non c'entri un po' niente col discorso dell'AD, in realtà c'entra moltissimo, perché questa AD è legata al fatto che il governo mondiale c'ha degli scheletri nell'armadio, molti scheletri nell'armadio, che vuole tenere segreti. Queste persone con la D, che ora i discendenti attuali comunque un po' la nascondono a causa del fatto che non vogliono ritrovarsi troppe beghe nella sua vita, però questa D, secondo me, è una sorta di club, di gruppo che a quei tempi aveva scoperto qualcosa legato al governo e che avrebbe potuto rovesciarlo totalmente, di cui anche proprio il governo stesso ha terrore. E pur sapendo tutte le persone che hanno questa D nel nome, vogliono dargli la caccia per ucciderle e toglierle di mezzo. Quindi, ragazzi, è veramente scontato dire che chiunque possiederà la D nell'universo di One Piece sarà una persona molto importante per la trama. Se non in questo momento, lo sarà più avanti. Io quindi ci tengo a dirvi di tenervele strette, di ricordarvi queste persone, perché anche se apparentemente non avranno importanza all'inizio della stagione o durante quegli episodi, prima o poi l'avranno e avranno il loro momento, avranno il loro valore e quindi una parte fondamentale nella storia. Io spero che questa curiosità vi abbia fatto piacere sentirla, che sia stato di vostro interesse, più che altro perché è una cosa veramente tosta per chi guarda One Piece, dato che sembra fatto in un modo, ma nasconde molti segreti dietro, moltissimi, e se andate a cercarli ne troverete bezzecole. E il nostro Oda è pronto a svelarceli pian piano, prendendosi tutti i suoi tempi. Comunque, spero che abbiate apprezzato il video. Vi ricordo di seguirci sui social, siamo su Facebook, siamo su Instagram, dove postiamo cose un po' tutti i giorni legate all'attualità del cinema e delle serie TV. Seguiteci anche qua su YouTube, cliccando sulla campanella, che è sempre una cosa importantissima. E da Captain Nerd qui oggi è tutto, e noi ci rivedremo presto a un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!